Buongiorno, oggi siamo a Palagonia in provincia di Catania, terra vocata per la produzione dell'arancia rossa di Sicilia e siamo qui a parlare della regina dell'arancia rossa, il Tarocco. E siamo con Stefano Restuccia, presidente della cooperativa OP Red Coop, che seleziona da diversi decenni per noi l'arancia Tarocco a marchio I Tesori per Panpanorama. Stefano, raccontaci cosa rende uniche queste arance e con quale passione lavorate ogni giorno. L'OP Red Coop nasce nel 2002, è una cooperativa che ha circa 700 ettari di terreni dislocati nell'areale che va dalla piana di Catania verso Siracusa. La caratteristica principale dell'arancia Tarocco è dovuta all'escursione termica data dal vulcano Etna, che fa sì che con lo sbalzo climatico tra la notte e il giorno che si ha in questi territori, l'arancia prenda la tipica pigmentazione rosso intenso dentro, che poi la differisce da tutto il resto delle arance bionde. Stefano, quali sono i valori che contraddistinguono la vostra realtà e che condividete con PAM? Il valore che ci contraddistingue è proprio la tradizione, cioè la raccolta viene fatta come veniva fatta 30 anni fa manualmente, la lavorazione del prodotto, anche se l'innovazione di sicuro c'è, ma comunque viene fatta sempre con la stessa passione e allo stesso tempo diventa un tutt'uno con quello che è il marchio della PAM I Tesori, che nasconde proprio nel termine I Tesori quello che è la nicchia di un prodotto che poi si differisce dalla globalizzazione dell'arancia per 12 mesi l'anno, che è più un'arancia bionda, e il Tarocco comunque rimane nella sua tipicità presente 4-5 mesi l'anno. PAM sceglie di offrire in esclusiva per i propri clienti i prodotti delle coltivazioni locali, che si contraddistinguono per l'amore per il territorio e passione per il proprio lavoro, come le arance Tarocco I Tesori.